Salvatore Amura, presidente dell'OIED, l'Accademia di Belle Arti Aldo Galli. Abbiamo detto prima con Ivan Quaroni che Como è ben inserita in un circuito di arte contemporanea e allora giustamente l'Accademia Galli avvia un corso anche didattico proprio dedicato all'arte contemporanea. Sì, apriamo insieme oggi insieme alla mostra Beautiful Dreamers qui in questo nuovo spazio e domani con Streetscape lanciamo il progetto di apertura della scuola, della nuova scuola dell'arte contemporanea. Si collocherà nel polo del chilometro della conoscenza, in un luogo meraviglioso anche dal punto di vista ambientale e che ha anche un po' l'obiettivo di valorizzare al massimo il fatto che siamo di fronte a questo lago splendido, conosciuto in tutto il mondo, e abbiamo proprio costruito un progetto sul tema appunto dell'arte contemporanea, in particolar modo con un profilo professionale sui curatori, per cui intendiamo formare quelli che saranno i curatori, curatori per i musei, curatori per mostre, per costruire eventi di comunicazione, progetti di marketing legati all'arte contemporanea e poi tutto quello che è il rapporto tra arte contemporanea ed economia, per cui advisor che oggi sono capaci di interpretare quella che è la sfida dell'arte contemporanea, cioè il suo rapporto con i soldi, che è un rapporto molto delicato, un rapporto che fa molto discutere, mette in competizione artisti, curatori, strutture museali, mostre, fiere, ma è un tema sicuramente importante perché oggi l'arte contemporanea, come la cultura, ha una rilevanza economica. 12 artisti partecipano a questa quinta edizione di Streetscape e l'Accademia Galli ospiterà questi artisti con dei workshop aperti agli studenti, ma anche penso a tutti gli appassionati d'arte, no? Certo, workshop aperti, gratuiti, a disposizione di tutti. È un pezzo in più che abbiamo aggiunto di Streetscape quest'anno, oltre il fatto che le opere uscissero da quelle che sono i luoghi abituali, no? Dove tu puoi vedere una installazione, una performance, un'opera di arte contemporanea, un museo, una galleria, una fiera. Streetscape ha un po' questo compito invece di andare incontro alle persone, cioè di collocarsi in quelli che sono luoghi non convenzionali, piazze, cortili, e comunque spazi aperti. Quest'anno abbiamo voluto offrire a tutti la possibilità non solo di conoscere gli artisti, ma di entrare in contatto con loro, di lavorare insieme, di costruire delle performance e dei momenti di workshop che sedimentassero un po' un pezzo di questo sapere, di questa conoscenza e venissero messe a disposizione di tutte le persone. Gli artisti si sono prestati, è un'operazione complessa perché parliamo di quasi 15 momenti in tutta la città che si affiancheranno all'altra iniziativa programmata, ma credo che questa sia un'opportunità in più non solo di approfondire quella che è la cultura artistica personale, ma anche di fare un lavoro con artisti giovani che vanno in via di affermarsi o artisti più strutturati. Stasera abbiamo visto Giuseppe Veneziano, sicuramente è importante riuscire a costruire un lavoro insieme con questi grandi personaggi. Personalmente e poi anche proprio con l'Accademia in questi ultimi anni sei stato spesso al centro di operazioni culturali comasche. L'arte contemporanea solleva domande. Fai tu una domanda al mondo culturale comasco? Ma guarda, oggi c'è una grande discussione, come vediamo anche in una grande città come Firenze, tutti si chiedono se è opportuno questa installazione di Al Weiwei, che molto fa discutere perché ha una rilevanza sociale anche molto forte, visto che si tratta del tema dei migranti. Noi trattiamo del tema che abbiamo trattato durante il primo workshop, quello con Cardena, appunto è stato fatto proprio un lavoro sul tema dell'integrazione. Più che una domanda, come dire, se progetti di questo tipo fanno discutere e generano un confronto, io penso che l'arte, il lavoro che noi facciamo, raggiunge un obiettivo importante, perché intorno a progetti culturali così complessi, così impegnativi, sicuramente se c'è dinamismo, se c'è confronto, se c'è discussione, credo che sia un fatto importante. L'Accademia in questi anni ha saputo uscire da quelli che erano i confini, no, dell'attività didattica e formativa e si è imposta provando a giocare un ruolo all'interno della città, nei processi culturali, ma anche facendo discutere ed entrando in questa discussione. Per cui credo che sia un elemento di ricchezza in più che ha portato sicuramente un contributo positivo.